24 gradi a Torino a febbraio, non ci sono più le mezze stagioni. Battute a parte, il cambiamento climatico esiste ed è anche per colpa di cosa e come mangiamo. E adesso ti spiego il perché. Ciao, sono Vanessa e non faccio le previsioni del tempo, ma sono una consulente nutrizionale e naturopata. L'ultimo decennio, 2010-2020, è stato il più caldo della storia. Le temperature sono state mediamente di oltre un grado sopra la media e questo è un problema per il nostro pianeta. Ok, ma sarà mica colpa mia se fa più caldo? A dire il vero sì, è colpa di tutti noi, anche per via di cosa e come mangiamo. Perché la maggiore concentrazione di anidride carbonica e quindi l'aumento dell'effetto serra è legato anche e soprattutto all'aumento delle coltivazioni e al trasporto delle merci. E allora, se vogliamo migliorare la situazione, con le nostre piccole attenzioni quotidiane a tavola possiamo ottenere un grande risultato per il pianeta e per la nostra salute. Cosa dobbiamo fare? Iniziamo a non buttare via il cibo. Così ne dovremmo produrre di meno, riducendo l'inquinamento. Oggi è la giornata nazionale contro lo spreco alimentare, un'ottima occasione per iniziare a creare delle nuove buone abitudini. Per esempio, metti nel piatto solamente ciò che sei sicura di mangiare e se hai cucinato troppa roba, metti nel frigo o congela scrivendo sul contenitore la data e il contenuto. Utilizza gli scarti degli alimenti per creare nuove ricette. Fai delle vellutate con gli scarti delle verdure o delle polpette con gli avanzi di carne o formaggio. Non solo aiuti l'ambiente e risparmi, ma dai un bel esempio ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, a cui purtroppo non lascerai un pianeta sano e ricco di risorse come ce l'hanno lasciata i nostri nonni. Compra meno e fai una spesa più responsabile. Vai al supermercato con lo stomaco pieno, altrimenti comprerai sicuramente di più di quello che in effetti ti serve. Che poi, quando il frigo è pieno e la dispensa stracarica, lo mangi e la bilancia ti punisce. Riduci il consumo della carne e scegli la qualità. Meglio solo un filetto alla settimana comprato dal tuo macellaio di fiducia di allevamento contadino certificato che hamburger, fast food o prodotti confezionati, perché la carne industriale, oltre a non essere sana e genuina, è una fonte di inquinamento terribile ed è anche la prima voce nel consumo di acqua dolce al mondo. Compra frutta e verdura di stagione e possibilmente a chilometro zero. Sono migliori per la tua alimentazione corretta e più sane e se anche costano qualche euro in più ti fanno risparmiare in costi di dottori e medicine e riducono anche l'inquinamento. Sulle Alpi settentrionali e pianure occidentali cieli inizialmente poco nuvolosi con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Cieli in prevalenza nuvolosi per l'intera settimana con nubi in aumento fino a molto nuvolosi con possibilità di precipitazioni sulla bassa pianura piemontese e in Liguria. Temperature minime in forte calo. Da domani correnti d'aria più freddi dai quadranti settentrionali favoriranno un calo termico con qualche nevicata. Buon appetito e piatto pulito a tutti!